Bravissimi, perché la giornata è già stata lunga, pesante, anche se ricchissima. Allora, il motivo per cui ci facciamo vedere in questo modo è perché ci sembra giusto che a un certo punto, cioè sarà perché io sono all'interno della Lipo da parecchio tempo, Si vede, era scontato, però quello che voglio dire io invece è che ho visto la Lipo crescere e crescere sempre di più e meglio negli ultimi anni. Allora, quello che voglio dire io oggi è che tutto il Consiglio vorrebbe condividere con voi il riconoscimento per due persone che fanno la coppia che ci hanno portato oggi a tutte queste cose stupende e cose, che sono sì il direttore generale, perché è indubbio, come ha già detto Fulvio, ma c'è anche Fulvio, cioè per cui io per due. Ci sembrava giusto e corretto, perché ogni assemblea, alla fine dell'assemblea, c'è sempre il riconoscimento di qualcuno che in Lipo magari ha dato un segnale un po' importante, ha avuto un'idea, una cosa di questo genere. Questi due ancora non gli avevamo, a parte la considerazione personale, non gli avevamo ancora detto niente. Non ci sembrava giusto. E cosa è semplicemente questa? Se qualcuno di voi ha qualcosa da aggiungere, dopodiché avrei un altro passaggio. Allora, per me Fulvio e Danilo sono Olli e Benji, una coppia vincente, ragazzi. Ciro Acquaviva ha mitigato e smussato questa immagine terrificante e diciamo veramente aggressiva. Al consiglio lavoriamo benissimo, al consiglio è un lavoro molto bello, rilassato, serio, ma così sinceramente non li avevo mai visti. Io ero girato, mi sono girato, li ho visti schierati e vabbè, grazie, grazie mille. E poi noi non sapevamo niente, ovviamente, non è che è una cosa costruita. Aspetta, perché non è finita. No, non fa parte della mia arsenal per togliere le mie qualità. Sono state buone, è difficile tenerli a bada, ve lo garantisco. In ogni caso volevamo che aveste, come posso dire, un piccolo ricordo di questa giornata e di quello che pensiamo di voi, perché se no ve lo dimenticate, per tirarli fuori. Abbiamo pensato due piccole presenti per entrambi. No, non lo spiego io, lo spiego io. L'idea di Borghi, ragazzi, io mi vergogno, comunque l'idea di Borghi. No, Lorenzo, abbiamo girato un po' per la città, poi Lorenzo ovviamente non riuscivo a tenerlo a bada perché poi c'è anche la Mille Miglia, quindi lui era curioso a guardarle, ma come un bimbo. Quindi, alla fine poi è entrato in un negozio e ho detto cosa prendiamo? Siamo partiti dalla classica penna, abbiamo pensato ai fiori, ma poi i fiori erano forse troppo, insomma. Le farfalle, poi niente. E poi abbiamo chiesto qualche prezzo e qualche prezzo ci ha anche ucciso le idee, e anche perché questi chi ha fuori dei soldi neanche morire. Ha fatto Werner il budget, quindi altro che i budget quelli antichi. Sì, è un piatto di pesto vecchio, scaduto. Finché poi Lorenzo, in un attimo di lucidità, ha trovato una spiegazione. Trovato, diciamo, cosa regalare e poi ha dato anche una spiegazione. Allora, intanto scartate e poi vi spiego perché Lorenzo ha scelto questo. Magari se non ve lo tenete per voi il regalo, date a loro. Cioè. Questo è per il direttore. Sì, anche perché sennò dobbiamo dare la spiegazione stasera, se non apri subito. Quindi, diciamo. E l'altra per Benji. Quello per Olli e questo per Benji. Sì. Se non farà troppo difficile che poi la gente quando sente il significato è ridicolo. Sì, siccome prima diceva Danilo che per rimanere fermi bisogna correre e per spostarli bisogna volare,
visto che vi serviranno le gambe, qualcosa che vi sorregga i pantaloni. Bretelle. Visto che Danilo non porta neanche la cintura. Ovviamente la bretella più classica ministeriale, la cresima per il presidente ovviamente, e quella un po' più sbarazzina per il direttore. Mamma niente, il regalo è utilissimo. Grazie. Vale molto il pensiero, e ovviamente è un consiglio, come vedete, molto unito, affiatato, e per noi è una bella sorpresa. Quindi grazie. E non so se Danilo vuoi aggiungere qualcosa. No, le indosserò stasera. Infatti, hanno notato che... No? Una cosa che dovete sapere tutti. Ovviamente abbiamo diviso la spesa, l'unico che darà i soldi in due tranche è Werner. Quindi voi lo sappiate, dovete sapere. Grazie ragazzi. Un applauso.